Buonasera, ben ritrovati, ben ritornati. Ve l'ho detto poco fa, appunto, questa sera un confronto per il Municipio 6 leggermente diverso. Per motivi logistici non siamo riusciti ad avere tutti e due i candidati in contemporanea, ma comunque cerchiamo di portarvi a casa il solito servizio che Municipio X cerca di fare con tutti i municipi. Devo dire che anzi ringrazio tutti i candidati, presidente ai municipi, che hanno tutti aderito a questa iniziativa, quindi sono proprio molto molto contento. Siamo qui al Municipio 6, siamo. E in questo momento do il benvenuto a Pier Mario Sarina, il candidato del centrodestra appunto per il Municipio 6. Si Buonasera. presenta, buonasera Sarina, con questa scheda che andiamo subito a vedere. Le abbiamo chiesto appunto le domande ormai di rito che facciamo a tutti i nostri candidati: da che parte sta? E ha risposto dal buon senso, da parte del buon senso. Abita a Milano, è stato un po' sul vago. Dov'è che abita? Che quartiere? Ci piace. Noi siamo quelli dei quartieri, dove, che Porta quartiere? Romana. A Porta Romana, Porta Romana bella, come dice la Sì. canzone. Ah, adora i dolci e non sopporta l'arroganza? Questo Sì, esatto. è Pier Mario Sarina, il candidato del centrodestra, appunto a presidente del Municipio 6. Direi di partire subito con i temi, che sono gli stessi quattro temi che abbiamo affrontato anche con il suo avversario del centro-sinistra. E anzi, il primo tema è proprio un cavallo di battaglia del centro-sinistra: città a 15 minuti. Ha 3 minuti per dirci cosa ne pensa e cosa vuole fare sul tema, appunto, città a 15 minuti. Prego, Sarina. Grazie, intanto buonasera, ribadisco, e grazie anzi dell'invito e dell'opportunità. Città 15 minuti, beh, evoca tante cose in realtà, purtroppo una di quelle più negative, anzi probabilmente la più negativa, è proprio legata alla pandemia, da cui poi nasce, sappiamo un po', già se ne parlava un po' prima, poi sicuramente la pandemia ha accelerato, ahimè, gioco forza questa riflessione, questo tipo di ragionamento che viene fatto sulla città del futuro, perché ad oggi la città a 15 minuti ancora non c'è di fatto. E possiamo constatarlo, anzi credo i cittadini, tutti quanti noi possiamo constatarlo appunto vivendo quotidianamente le cose, le questioni appunto quotidiane della città. Il concetto in sé io lo trovo, diciamo, condivisibile, perché lega anche un po' quella che appunto, come dicevo, la quotidianità al vivere del quartiere, al vivere del territorio. Il problema è come declinare questo concetto. Ad oggi, ripeto, a parte l'esperienza di smart working e a parte alcune iniziative molto però a spot che sono state fatte, non mi pare di vedere, come dire, un filo logico e sequenziale che possa dire: abbiamo veramente raggiunto l'obiettivo, comunque siamo davvero vicini a raggiungere l'obiettivo. Oltretutto il rischio è anche quello, e qui secondo me si gioca davvero la partita, di andando verso questa logica anche di, come dicevo, rischiare di sottrarre servizi ai cittadini. E questo secondo me è il tema di fondo. Perché dico questo? Perché per esempio un cittadino, una persona che deve, che ne so, acquistare per esempio un prodotto importante di grande utilità per la vita quotidiana, è abituato a farlo magari a qualche chilometro di distanza perché nel suo quartiere quel prodotto non lo trova. Pensiamo banalmente anche alle fasce fragili, per cui ci possono essere effettivamente situazioni anche di questo tipo. Ecco, sarebbe davvero, come dire, negativo da questo punto di vista il fatto di riuscire ad avvicinare servizi, ma non quelli che poi in realtà effettivamente servono alla gente. Da questo punto di vista credo che il pubblico debba fare assolutamente la sua parte. Io non sono per gli interventi invasivi concettualmente, come idea, come ideale, da parte dell'ente pubblico. Però in questi aspetti effettivamente bisogna mettere molta attenzione e sensibilità proprio per venire incontro alle esigenze e ai bisogni dei cittadini. La città a 15 minuti, detta così, ripeto, può essere effettivamente un concetto condivisibile, va declinato in modo intelligente. Perfetto, allora ci siamo scaldati su appunto, un tema che gli altri hanno portato come bandiera e quindi insomma giustamente anche il centrodestra vuole dire la sua. Un altro tema caldissimo a Milano e soprattutto direi per il Municipio 6 è quello della mobilità. Perché? Perché parliamo di M4,
di piste ciclabili e di urbanistica tattica, tutte e tre situazioni reali ed esistenti sul vostro territorio. Quindi ancora 3 minuti a Pier Mario Sarina per dirci appunto la sua mobilità. E qui questo gong è tremendo, comunque però è simpatico, mi piace io. No, qui ci sarebbe altro che 3 minuti, ci vorrebbero M4, ciclabili e urbanistica tattica. M4, che dire, qui io mi sento, scusate, ma entro proprio, mi metto la giacchetta di parte, non si può che criticare l'operato fatto finora dall'amministrazione. Non dimentichiamo che a Milano la sinistra governa da 10 anni, non è solo il periodo Sala, c'è stato prima il sindaco Pisapia. L'opera M4 che è fondamentale, importantissima per la città e non solo, perché permetterà, una volta ultimata, la mobilità in decongestionamento davvero di tante tante persone quotidianamente, e però mi pare di poter dire che è stata gestita, che forse peggio di così non si poteva. Doveva essere terminata per Expo, sicuramente almeno le prime tratte. Siamo nel 2021, quindi dopo 6 anni ancora non è stata aperta nessuna tratta, e nella nostra zona, in municipio 6, i disagi e i disastri che hanno portato i cantieri sono tutti lì da vedere. È inutile che io mi soffermi, i 3 minuti sono quelli che sono, quindi è sotto gli occhi di tutti questa situazione. Ci mettono il carico poi anche da 90, perché fanno questi interventi, e qui mi collego poi anche all'urbanistica tattica, che io definisco di politica posticcia. Per esempio Piazza Frattini. Piazza Frattini non è stata aperta, è stato dato il via ad una parte della piazza mettendo della ghiaia e mettendo dei vasi con delle piante di basso fusto, perché più di così ovviamente non era possibile fare, messa un'area cani, e secondo qualcuno questo vuol dire avere riaperto e restituito alla cittadinanza Piazza Frattini. Purtroppo così non è, e chi risiede in quella zona, in quel quartiere, lo sa perfettamente. È un tentativo di tatticismo urbano? Sì, ci sono altri esempi che sono deleteri e negativi, ma non perché uno non voglia che la gente possa svagarsi, divertirsi e trovare punti di ritrovo e di ristoro magari anche vicino o sotto casa, ma perché è fatto in questo modo, come vengono concepite oggi dall'amministrazione di sinistra, portano soprattutto disagi e problemi ai residenti. Non da ultimo la cancellazione definitiva di parcheggi che sono veramente oro colato in una città come Milano. Qual è la critica fondamentale? Che a questo tipo di intervento non si è dato seguito con una controproposta, appunto per ovviare i disagi dei residenti. Questo è il tema di fondo. E poi le piste ciclabili. E qui, ragazzi, io la bicicletta ce l'ho. Peccato. Dica veloce. Velocissimo. La bicicletta ce l'ho. Le piste vanno fatte con intelligenza e, dicevamo all'inizio, col buon senso. Quelle di oggi non mi sembra. Non che sono fatte di secondo Sarina. No. Perfetto. Ha dato qualche secondo più, giustamente, almeno ha finito il suo ragionamento. Ci mancherebbe. Anche perché il prossimo tema è invece un tema molto caro a noi di Milano News, che insomma abbiamo a che fare con il nome Milano, non possiamo che amare la nostra città, il nostro territorio, appunto, perché il tema è quello del territorio. Territorio inteso come servizi, come comunità, come identità, e anche come sicurezza però del territorio, appunto. Quindi prossimi 3 minuti sul tema territorio, hai la parola Sarina. Sì, e qui effettivamente il municipio 6 è tra virgolette variegato, perché noi partiamo dall'area Navigli, da Arsena, che ormai storicamente è un'area che dove viene dedicata, che qua si potrebbe aprire un altro tema, una puntata addirittura intera, sul problema poi appunto legato alla sicurezza e quant'altro, la vivibilità del quartiere per quanto riguarda appunto la quotidianità dei residenti, ma non solo, e si arriva fino praticamente ai confini dell'impero, Ronchetti, a me viene in mente il Ronchetto, la Barona, i Tre Castelli, il quartiere Sant'Ambrogio, tutti i quartieri popolari, Piazza Tirana, Gonin con il quadrilatero del Giambellino e quant'altro. Quindi c'è effettivamente una grande varietà, diciamo così, di caratteristiche e peculiarità territoriali. Quello che io auspico e che vedo che a volte si fa fatica appunto a fare, evidentemente con una logica invece
che qualcuno porta sul territorio nel tentativo di omogeneizzarlo, sarebbe quello effettivamente di dare valore e far emergere le qualità, le peculiarità dei territori e quindi dei quartieri, che sono davvero tanti, diversi e diversificati. La sicurezza, qui obiettivamente posso dirlo, credo, senza grande timore di smentita, non ci siamo. I nostri Ghisa, i famosi Ghisa che per Milano sono sempre stati un simbolo, hanno rappresentato per il cittadino la prima frontiera, il primo punto di contatto con l'amministrazione sul territorio, quelli che dovrebbero essere effettivamente, come qualcuno disse tempo fa, gli occhi e le orecchie dell'amministrazione. In realtà si stanno rivelando e vengono purtroppo a loro volta annichiliti nel loro servizio, nella loro potenziale utilità invece non utilizzata, e si stanno rivelando un fallimento, per esempio, nell'immagine e nella figura del vigile di quartiere. Una proposta che mi sentirei di fare, per esempio, per recuperare almeno in parte questo tipo di gap è quella di permettere ai vigili di entrare nei cortili delle case popolari, di poter operare all'interno dei cortili delle case popolari, dove maggiore il disagio, la difficoltà, il problema anche di carattere sociale, perché poi non dimentichiamo che l'insicurezza percepita ed effettiva è anche figlia, ovviamente, di un disagio sociale che, ahimè, è diffuso in molti quartieri. E in questo io ho l'impressione, per esempio, che 10 anni, come dicevo prima, di amministrazione di sinistra abbiano allargato la forbice a livello socio-economico della popolazione. Milano ormai, credo sia sotto gli occhi di tutti, è una città dove effettivamente ci sono due velocità molto diverse nel modo di vivere. Perfetto, chiarissimo, è stato bravissimo sul gong, si è fermato, quindi mi ha ridato il favore di prima, me l'ha dato indietro. Sì. Siamo arrivati anche con lei all'ultimo tema, un tema, come dicevo, con il suo avversario prima del centro-sinistra, insomma, una di quelle deleghe importanti per i municipi, che a mio avviso non è che ne avete così tante, ma questa è una di quelle su cui potete invece sbizzarrirvi un po', che è il tema della cultura. Quindi mi piacerebbe sapere, appunto, da lei, Sarina, cosa intende fare, cosa intende, appunto, come cultura per il municipio 6, nel caso, appunto, diventasse presidente del municipio. A lei gli ultimi 3 minuti di questa serata. Sì, grazie. Beh, allora, io da sempre sono un sostenitore della cultura locale. Oltretutto, vabbè, la mia estrazione anche politica, per carità, è ovviamente figlia anche di un pensiero, di un'idea, un ideale che mi porto dietro ormai da tantissimi anni e che ho sposato più che volentieri. Questo non vuol dire evidentemente chiudersi come comunità e quindi portare la comunità verso, come dire, una cultura semplicemente locale, anzi sappiamo che Milano probabilmente è l'unica vera città europea da questo punto di vista, e non soltanto da questo, anche economico, ovviamente sociale ed altro. Su questo sicuramente però, secondo me, ci sarebbe da lavorare. Riuscire a creare una sintesi tra quelle che sono, appunto, le peculiarità di Milano come potenziale capitale europea e quella che invece è anche la vocazione storica della città, che ha sempre saputo raccogliere, accogliere ed assorbire, ma senza mai rinnegare se stessa. La cosiddetta milanesità, il senso di appartenenza. Ecco, secondo me un intervento di carattere culturale dovrebbe essere rivolto proprio a valorizzare questi aspetti, per cui da qui poi nascerebbero delle azioni conseguenziali. Ora, adesso magari non entro nel dettaglio, non sto a dire dovrebbero cantare Tizio, Caio Sempronio piuttosto che altri, oppure portare a teatro un certo tipo di spettacolo anziché altro, però diciamo il filone, l'incalanamento, quello che potrebbe essere, come dire, un ideale percorso da far fare ai nostri territori, quindi ai quartieri, da un punto di vista culturale, secondo me dovrebbe rispettare questa logica.
Da questo punto di vista sappiamo che per esempio è stato approvato e quindi nei prossimi anni, adesso esattamente non ricordo quando, anche perché qui ogni volta che si danno delle date poi ci sono spostamenti, slittamenti per un motivo o per l'altro. Sappiamo per esempio però che prossimamente, prima o poi, inizieranno i lavori della nuova biblioteca, per esempio a Lorenteggio, in via Odazio, che è sicuramente un intervento positivo che noi abbiamo condiviso nei suoi aspetti fondamentali. Poi magari uno può piacere o meno il progetto in sé, l'architettura, se fatta in un modo o nell'altro. Però l'impianto è sicuramente positivo, portato tra l'altro in un quartiere dove effettivamente di cultura, di socialità di un certo livello se ne fanno davvero pochi. L'auspicio è che un intervento come questo, per esempio, vada anche in quella direzione. Ci saranno dentro dei libri? Ci sarà dentro della multimedialità? Sì. L'auspicio è che possa far convivere la milanesità con l'ambizione ad essere grande nel resto del mondo della città. Perfetto, allora io devo ringraziare la Sarina perché insomma ci ha detto tutto sui quattro temi che avevamo Meno male. messo in scaletta questa sera. Voi da casa potete poi farvi la vostra idea su chi dei due esponenti ha esposto al Vabbè, ma meglio non ci sono le dubbi, sue cose. Vabbè, direi giusto. non ci sono dubbi, scherzo, Io dai. non posso sbilanciarmi, se non invece posso ringraziarla per aver accettato l'invito e per essere qui con noi e per aver condiviso appunto con i cittadini le sue idee sul Municipio 6. Quindi Grazie grazie tante a a voi. Pier Grazie. Mario Sarina, candidato del centrodestra alla presidenza del Municipio 6. Davvero, grazie Buona serata, grazie a tutti. mille. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, continuate a seguirci perché nei prossimi giorni torneremo sempre qui in diretta su Milano News con gli altri confronti degli altri candidati. E poi non dimenticatevi il 29 di settembre, la puntata speciale Il candidato, con tantissimi candidati ai municipi e al comune che passeranno qui dallo studio a dire la propria e a dibattere su come sarà la Milano dal 5 di ottobre in avanti. Grazie mille a tutti per aver seguito, buona serata, grazie mille, arrivederci, a presto.